Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e oggi vi spiegherò le basi della ricerca dell'oro nei fiumi auriferi del nord Italia. Sono un geologo specializzato in giacimenti minerari e sono molto appassionato nel campo dei metalli e delle pietre preziose. In questa video lezione andrò a spiegarvi quali sono i fiumi auriferi del nord Italia, perché l'oro è diffuso nei sedimenti, dove si concentra e perché. Procediamo allora passo passo nella spiegazione. La ricerca dell'oro in Italia ha sede in antichità. Erano già i romani a fare prospezione lungo i principali fiumi del Piemonte 2000 anni fa or sono. In alcune località trovarono anche la concentrazione di oro remunerativa. Questi depositi si chiamano placer e sono oggi sede di importanti musei e parchi naturali. Via via la ricerca dell'oro prese strade diverse con la ricerca e lo sfruttamento delle vene aurifere poste più in alto, cioè in montagna. Nell'età moderna, invece, cioè dal dopoguerra ad oggi, la ricerca dell'oro si è trasformata in una disciplina prettamente amatoriale, a scopo ricreativo, in cui solo più alcuni cercatori d'oro fanno questa attività per sussistenza. L'oro è diffuso nei sedimenti della Pianura Padana grazie all'erosione nel tempo geologico dei depositi auriferi presenti lungo le Alpi. Ci sono voluti milioni di anni per far ciò. Alcuni di essi sono stati scoperti e sfruttati nel passato, come per esempio Brusson, Pestarena e molti altri, mentre altri semplicemente sono stati probabilmente erosi completamente. Le vene aurifere affioranti ancora oggi sono state quindi nel tempo sedi di erosione da parte degli agenti esogeni, quali non sono altro che l'azione del ghiaccio, dell'acqua, la variazione di temperatura tra caldo e freddo, il vento e molti altri. In poche parole, i depositi primari sono stati frammentati, i ghiacciai e i fiumi hanno trasportato a valle i frammenti auriferi. I fiumi quindi non sono altro che collettori, cioè raccolgono tutte le rocce affioranti a monte, e sono anche dei macinatori, cioè nel tempo le smantellano, facendole diventare ciottoli, granuli, polvere. I ciottoli cozzano gli uni contro gli altri durante le piene, arrotondandosi a vicenda. Quindi l'oro viene via via liberato dalle rocce che lo contengono, ma ricordate che l'oro è anche un metallo difficilmente alterabile e si conserva nei sedimenti nel tempo, dove ancora oggi può essere ritrovato. La pirite invece è un solfuro, che alle volte contiene l'oro al suo interno, ma è facilmente alterabile e in poco tempo viene alterata, liberando l'oro. Nei fiumi difficilmente troverete delle pepite, ma più che altro delle pagliuzze, cioè antichi granuli d'oro schiacciati dagli urti provocati dai ciottoli in movimento durante le piene. L'oro è un metallo anche molto malleabile, oltre che essere inalterabile, e di conseguenza viene malleato dalle forze della natura. Ricapitolando, l'oro alluvionale che troverete nei sedimenti della Pianura Padana proviene dalle vene aurifere affioranti sulle Alpi. L'oro nativo invece è presente direttamente nelle vene stesse, le quali potrete campionarle voi stessi con un semplice martello e ricercarlo con una piccola lente ingrandimento lungo le superfici di rottura. Frantumando queste rocce ricche di solfuro e quarzo, di solito, e lavando il poco sedimento prodotto, troverete della polvere d'oro se sarete fortunati. Inoltre si trovano ancora pepite d'oro lungo i rii che rodono le vene aurifere in montagna, ma sono molto rare. Mentre nei sedimenti di pianura l'oro è presente di solito sotto forma di sottili pagliuzze che pesano pochi milligrammi l'una, di qualche millimetro di diametro e sotto il millimetro però mediamente. In ogni caso sono molto rare le pepite che superano i 10 grammi in peso, mediamente si tratta di minute pepitine di peso variabile ma sotto il grammo. Si chiamano pepite d'oro, ma in realtà si tratta di una lega composta anche d'argento, rame e soprattutto oro come elemento chimico. L'oro si aggira tra il 60 e l'80% all'interno di queste piccole pepite d'oro. Le pagliuzze d'oro, invece, tendono ad essere più arricchite in oro naturalmente. Infatti, l'argento e il rame sono alterabili e a contatto con l'ambiente esterno e per via degli urti durante la formazione delle pagliuzze stesse, vengono via via rimossi, ma l'oro rimane. L'oro, inoltre, è inalterabile e di conseguenza si conserva nel tempo e aumenta passivamente la sua quantità. L'oro proveniente dai sedimenti fluviali è di solito più puro, attestandosi come purezza tra l'80 e il 90%. L'oro si trova in gran parte libero nei sedimenti della Pianura Padana e si concentra però ad ogni piena fluviale insieme ad altri minerali molto densi e pesanti, come per esempio magnetite e il granato. L'oro rimane però il minerale di solito più denso, con una densità, quando puro, di 19,3 grammi per centimetro cubo. L'oro però, capite anche voi, è raramente puro e di conseguenza avrà una densità minore, di solito tra i 15 e i 18 grammi a centimetro cubo circa. Quando i fiumi si ingrossano a cause temporali o delle tipiche piogge stagionali, l'acqua aumenta il suo potenziale erosivo,
Dove il fiume presenta delle curve naturali, l'acqua si infrange violentemente ed erode i sedimenti anticamente depositati. Questi contengono delle paluzze d'oro che vengono depositate poco a valle, insieme ad altri minerali pesanti, formando dei localizzati arricchimenti, detti punte. I ciottoli masti del fiume, soprattutto quelli più grandi, sono inoltre locali trappole per i minerali pesanti, tra cui l'oro. Una volta che la piena si attutisce e termina, si potrà osservare quindi un tappeto composto da minerali pesanti, soprattutto nei pressi di questi massi, posti poco a valle della curva. Qui l'arricchimento è superficiale, ha una morfologia a tappeto. Costituisce il cosiddetto orizzonte aurifero superficiale, che non è altro che un sottile manto costituito da sedimento, spesso pochi centimetri, composto da ghiaie ed esteso anche decine di metri. L'oro, all'interno di questo manto, non è disposto uniformemente, bensì si concentra in alcune porzioni rispetto ad altre, soprattutto in presenza di grandi massi, i quali, anche a loro volta, hanno un colore verdaceo piuttosto che grigio molto scuro, costituiti da minerali pesanti loro stessi e quindi non solo grandi, ma anche pesanti. La porzione maggiormente arricchita è comunque molto localizzata ed è l'obiettivo di solito dei cercatori d'oro, i quali affollano i fiumi auriferi subito dopo le piene, provocando delle piccole corse all'oro in miniatura ogni anno e di solito anche ogni stagione. Qui potrete estrarre i sedimenti auriferi, i quali si setacciano per diminuirne il volume complessivo e con il piatto o altri strumenti si lavano e scartano i sedimenti sterili, concentrando tutto l'oro presente in un solo cucchiaino di concentrato. Tutto l'oro, tutte le pagliuzze che troverete saranno presenti in quel cucchiaino. I buchi si colmano con gli scarti, ripristinando l'ambiente alle condizioni di partenza. Poi con pazienza si prelevano le pagliuzze e si mette una boccetta colma d'acqua. A casa, con calma, si rimuove l'acqua, si pesano le pagliuzze ritrovate. Conviene rapportare il raccolto al volume vagliato, cioè quel volume prodotto dal setacciamento, e poi lavato nell'arco della giornata. Di solito un cercatore d'oro trova da un decimo di grammo a mezzo grammo al giorno di lavoro, ma dipende da quanto sono ricchi i sedimenti auriferi di partenza. Quindi capite anche voi che è molto importante trovare località più redditizie in questo contesto, in maniera tale che lavando la stessa quantità di sedimento troverete più oro. Ovviamente più il sedimento è ricco, maggiore sarà raccolto. Con prospezione quindi si intende proprio ricerca di queste località arricchite naturalmente, ma lo vedremo nelle prossime video lezioni. Vi ricordo che questo video fa parte di una serie dedicata ai concetti teorici e pratici che potranno aiutarvi a comprendere come diventare voi stessi cercatori d'oro. Sarà un appuntamento fisso ogni lunedì, quindi mi raccomando di iscrivervi al canale, pigiare la campanella in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie avventure e sui miei nuovi video. Per ulteriori approfondimenti vi rimando ai libri Oro e Manuali dell'Oro, presenti su Amazon e su altri siti. I link per l'acquisto li troverete anche nei commenti qui sotto il video. Ci vediamo alla prossima. Ciao cercatori d'oro!